Siamo con Marco Tarantino, autore di Mare di Noi, Mediterranee e Antipoesie. Com'è nata l'idea di scrivere una raccolta di poesie e cosa raccontano? Un antipoeta, in questo caso, non essendo io un poeta, non poteva diventare un antipoeta e quindi scrivere di conseguenza delle antipoesie, senza alcuna retorica, senza alcun petrarchismo, senza alcun dantismo, con il mare per soggetto e per sfondo. È stata un'improvvisazione. C'erano, esistevano. Ho proposto all'editore, a Vincenzo Carriero, questa variazione, lui l'ha accettata, non era prevista, esiste. Questo libro fa parte di una trilogia, ci saranno anche altre pubblicazioni avendo come punto di riferimento il mare? Non mettiamo limiti, certamente c'è una partenza che è quella di Dal Molo del giugno-luglio 2020, annessa al Festival di Polignano. Sull'Aula Sventola Tastiera Bianca fu una tematica, anche quella imprevista, ma che in quel momento andava affrontata al di fuori del concetto mare. Questa si riconduce e certamente si può ricucire a una poetica che è chiaramente la nostra. Non è casuale il mio sottotitolo, Mediterranee e Antipoesie. È un omaggio a questa poetica stessa e, chissà, un augurio anche a Cosmopolis, che è il giornale dei popoli mediterranei. Tre aggettivi per definire appunto Mare di Noi, Mediterranee e Antipoesie. Perplesso, sospeso, ironico.